Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla seconda puntata in stagione di Calcio di Rigore, una puntata ricchissima di servizi ma anche di ospiti. Tra poco capirete chi ci è venuto a trovare nel nostro studio qui a Rimini, ma prima di iniziare vi ricordo anche il numero per interagire con noi durante la puntata, numero valido sia per la messaggistica che per WhatsApp, i 333 60 94 299. Salutiamo come sempre anche Matteo Zampini che cura la nostra pagina ufficiale di Facebook di Calcio di Rigore Rimini. Quindi se volete fare delle domande potete porle anche a Matteo che ovviamente ci segue dalla pagina Facebook. Bene, andiamo a presentare chi ci affiancherà stasera nella conduzione ma anche durante il programma. Salutiamo il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Lui lo ritroviamo per la seconda volta qui nei nostri studi, l'allenatore Mirko Giorgi. Buonasera. Ciao Mirko, grazie di essere qui. Grazie. Invece lui, gli diamo il benvenuto per la prima volta nei nostri studi, l'allenatore del Sabio, Mirko Piracini. Buonasera. Buonasera mister. Altro mister, lui la prima volta in assoluto, Gianluca Pazzini del Sant'Ermesto. Buonasera. Ciao Gianluca, ciao. Buonasera. Allora, tra poco arriveremo anche da te che ci dirai che tipo di campionato, perché sappiamo che la prima categoria dovrà partire domenica prossima, quindi tutte le partite, lo diciamo subito, 15:30, quindi sarà una... Dopo ci svelerai anche contro chi giocherete. Perfetto. Ma ieri cosa è successo in Coppa Italia? Ieri siamo riusciti nell'intento di qualificarci perché abbiamo portato a casa un risultato più che positivo contro il Bachia, che è una squadra attrezzata poi per fare bene sicuramente anche in campionato, e vincendo 2-1 avevamo un risultato solo utile perché loro pareggiando avrebbero passato il turno, siamo riusciti a spuntarla e insomma sono contento di questo perché il primo obiettivo insomma per ora è raggiunto. Tu mister sei contento, ma è contento anche il presidente Alex Martino, prima telecamere spente diceva che il passaggio del turno non avveniva dal 2008, quindi hai fatto una piccola impresa. Che sia di buon auspicio, speriamo. E te lo auguriamo, tra poco mille. Poi cercheremo di entrare proprio nel vivo della prima categoria che partirà per l'appunto fra una settimana. Mister Piracini, domenica scorsa sul Neutro di Sant'Arcangelo 4 gol rifilati a Bellaria. Ieri contro il De Luca Ribelle, qual è successo alla sua squadra? Ma no, è stato, fra l'altro è un derbissimo, quindi molto sentito. Fra l'altro penso che sia stata una partita molto bella, molto combattuta. Forse è stata segnata un po' dall'espulsione che abbiamo subito al 30° del primo tempo quando stavamo vincendo, espulsione in parte giusta, in parte no, perché comunque ha segnato sicuramente il derby, perché giocare un tempo e mezzo, beh, sicuramente un giocatore in meno contro una squadra come del Duca, che secondo me è una squadra molto forte. E tutto sommato la gara è andata bene perché noi da matricola ce la siamo giocata fino alla fine, avremmo potuto accorciare. Alcuni episodi non ci sono stati favorevoli, però direi una buonissima gara, ne usciamo sì sconfitti ma non abbattuti assolutamente. E comunque a testa alta, sicuramente. Assolutamente sì. Mister Giorgi, intanto a tempo di record, dopo 50 secondi dall'avvio della trasmissione, subito un saluto da parte di un suo fans, Nico, quindi se vuole ricambiare, Nico è in ascolto. Ma quest'anno tu, dopo l'impresa sfiorata lo scorso anno, come mai sei rimasto senza panchina? Al momento. Facciamo un appello, no? Mister Giorgi è libero, se qualcuno lo volesse prendere. No, appelli non se ne fanno, nel senso che comunque l'anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro, sicuramente il risultato influisce e bisogna accettarlo, bisogna accettare anche i risultati parziali negativi, perché comunque va avanti la vita sportiva, la vita sicuramente, però sono contento per quello che i ragazzi hanno dato e niente, io personalmente imparerò da questa situazione che è venuta a crearsi l'anno scorso qualcosa che magari mi darà un di più nei prossimi anni. Intanto aspettiamo, andiamo a vedere le squadre come si comportano, a vedere che giocatori ci sono in giro, a vedere anche gli altri ragazzi che gli piace allenare come a me, cosa possono proporre, cosa posso rubargli, cosa, insomma, vado a vedere
e a studiare anche gli altri, perché comunque bisogna essere umili, intelligenti, penso a imparare sempre comunque da tutte le situazioni. Una bellissima risposta, Mirko. Allora, con Giacomo adesso andiamo ad analizzare quello che è successo ieri nel secondo turno, risultati e classifica attraverso la regia curata dal nostro Stefano Papini, così entriamo nel dettaglio e ci dice anche qualcosa in più. Intanto leggiamo i risultati, questi sono i seguenti: Argentana Granamica 1-1, Faenza Alfonsine 0-0, Fiaricione Diegaro 2-0, Marignanese Corticella 1-1, Massa Lombarda Classe 0-1, Russi Real San Lazzaro 3-0, San Pietro in Vincoli Cervia 2-3, entrambe queste partite poi le vedremo. Sampa Imola Progresso 0-2, anche questa la vedremo. Savignanese Castrocaro 2-2. Andiamo a vedere la classifica dopo il secondo turno. Andiamo a vedere sempre con il nostro Stefano Papini, che ringraziamo, eccolo qui puntuale. Classe al primo posto con 6 punti, seguono al secondo posto Russi, Alfonsine, Faenza, Cervia, Corticella, Granamica quota 4, Massa Lombarda, Fiaricione, Progresso 3, Argentana, Castrocaro, Savignanese 2, Marignanese, Diegaro 1, San Pietro in Vincoli, San Pimola e San Pietro in Vincoli, San Pimola 0 punti, Real San Lazzaro meno 1. Real San Lazzaro che ha debuttato ieri in campionato, la prima giornata non si era giocata. Ecco qui la prima domanda, tu magari non lo puoi sapere, ce l'ha fornita il nostro amico Luca Magari, che ha curato per noi le riprese ieri della partita Russi Real San Lazzaro. Presentarsi a Russi con 11 giocatori fa capire davvero la partita, quale tipo di stagione si prospetta per il Real San Lazzaro. No, ma sicuramente l'avevamo già accennato anche settimana scorsa, cioè la settimana scorsa si diceva che la causa della sospensione della partita, del rinvio e della perdita a tavolino era le righe, però avevamo già sottolineato questo aspetto, 11 giocatori senza mister, senza dirigenza, quindi già settimana scorsa abbiamo detto che forse la federazione dovrebbe fare delle verifiche prima di far partire questi campionati, che in questo momento non dico che sono falsati, perché siamo solo alla seconda partita di campionato, però sicuramente non ha un valore corretto. Beh, già partire con un meno uno sicuramente non fa piacere. No, infatti. Allora, io direi di entrare nel vivo della trasmissione, iniziamo a vedere i primi servizi e poi studiamo assieme quello che è successo ieri a livello di risultati, perché poi ci concentreremo anche sulle formazioni qui del Liminese. Andiamo a vedere il primo servizio relativo alla vittoria del Progresso in esterna sul campo del San Pimola per 2-0. Il Progresso riscatta la sconfitta della settimana prima, rimediata tra le Muramiche contro il Faenza, vincendo in esterna con il San Pimola per 2-0. All'avvio subito il tiro di trombetta che termina alto. Colino dall'altra parte in avanti viene chiuso sul più bello da Albertazzi, ma è proprio trombetta ad andare vicino al gol. Il suo tiro viene murato, la sfera si alza a campanile, colpo di testi tedeschi con salvataggio sulla linea di Landini, forse con la mano. L'arbitro lascia proseguire. A inizio ripresa lo stesso Landini atterra così tedeschi. Per il direttore di gara si tratta di calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso tedeschi che realizza il gol dell'1-0. Il Progresso trova il raddoppio poco più tardi, quando dal traversone dello stesso Tedeschi Giuseppe Sanso si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol, piattone nell'angolino dove il portiere di San Pimola non può arrivare. Progresso 2, San Pimola 0. Dunque, queste erano le immagini a cura della nostra Delaila Venturoli, che salutiamo ovviamente, anche lei è entrata nel nostro gruppo di VGA in questa stagione. Dicevo prima, analizziamo un po' i risultati di ieri, no? Cioè, è stato questo big match di giornata tra Fiaricione e Diegaros che si è conclusa con la vittoria dei riccionesi per 2-0. Ti ha sorpreso un po' questo risultato? Ti aspettavi di più da parte della formazione che l'anno scorso ha stravinto il campionato di promozione? Io sono molto curioso da questa formazione del Diegaro, un po' remore di quello che è successo l'anno scorso e un po' anche perché la reputo con un potenziale offensivo molto elevato, però la Fiaricione anche l'anno scorso ha fatto un gran campionato, quindi una squadra quadrata, Omar Lepri penso che stia lavorando nel migliore dei modi e quindi penso che il risultato ci possa stare. Invece qui ti chiedo, sempre rimanendo sulle formazioni un po' qui della nostra zona, Marignanese Corticella 1-1, più o meno la Marignanese sta avendo lo stesso inizio in sordina come lo scorso anno, dove dopo con la cura Montalti riuscì comunque a compiere un'impresa incredibile, no, se ti ricordi? No, forse qualcosa meglio, perché l'anno scorso era sconfitte su sconfitte fino a che era arrivato Montalti, il nuovo mister, quindi qualcosa in più c'è, però sicuramente si aspettava magari un altro tipo di partenza. Invece di questo Classe, che tu hai sempre ammirato dallo scorso anno nel campionato d'eccellenza, che affrontava il Rimini ed è stato anche parecchio capolista del girone?
è una delle favorite a mio avviso, è sempre una squadra ostica da affrontare, soprattutto in casa loro, dove il campo forse è al limite del regolamento come dimensioni, quindi loro sono molto abituati a giocare su questo tipo di campo e sicuramente fanno la differenza in casa, però vedo che anche in trasferta stanno facendo bene, ieri la prima vittoria, quindi è una delle candidate per lottare ai vertici. Allora, ti lascio respirare un attimo, perché prima ieri mi chiedevi in gran segreto che tipo di prova avesse fornito Grimellini, è andato in gol ieri per quanto riguarda il Russi, andiamo a vedere il prossimo servizio che riguarda Russi, Real San Lazzaro. 12 giocatori all'appello, una domenica senza calcio per le righe non ha norma nel proprio stadio, triste in realtà quella del San Lazzaro che per un tempo tiene in testa la matricola Russi, desiderosa di conquistare la prima vittoria di stagione in eccellenza. L'inizio è tremendo con Keita che fa fuori se stesso anche i guardalini e Sabba di Rimini, ma fortunatamente entrambi riprendono il proprio posto. Grimellini a primo fondo sfonda al centro un delizioso assist per Costantini che arriva però leggermente in ritardo. Dall'altra parte Guerra dalla distanza scalda così i guantoni accendi che si supera nell'occasione. Dalla diagonale sbagliata Bini recupera palla, si accentra ma calcia debolmente il centrale. I russi prova a farsi del male da solo, Grieco batte l'innocua punizione ma Cenni esce a vuoto. Altro sbaglio della retroguardia ospite, Coralli recupera la sfera e cerca il gol della domenica sfiorando così l'incrocio dei pali. È sempre lui il protagonista poco dopo quando di testa alza la mira. Nella ripresa Russi in avanti, Gallamini approfitta dell'ennesimo servizio ospite, serve questa volta Grimellini che infila l'incolpevole maglia, 1-0 e festa arancione al via. Perché solo qualche minuto più tardi i russi, dopo un'azione manovrata, perviene al raddoppio, pallone fuori aria sul piede caldo di Gallamini che trova così i 2-0, mettendo tutti o forse d'accordo. C'è la quasi gloria anche per Magari che con un traversone innocuo centra la traversa, mentre al centro dell'area di rigore, dopo un'azione non finalizzata nei migliori dei modi, Costantini ha il pallone per farsi perdonare, ma calcia debolmente. Ma i gufi pervengono ugualmente al Trisse grazie al nuovo entrato Benvenuti che infila per la terza volta il portiere maglia, decretando la parola fine. Per il San Lazzaro l'orgoglio di Soldi che quantomeno prima del triplice fischio finale cercherà la via dei gol, ma Cenni blocca senza problemi. Considerando la realtà del classe, mister Giorgi, visto che avevo avuto modo di parlare con il loro allenatore già la scorsa stagione, budget vicinissimo allo zero per quanto riguarda il mercato, non ci sono grossi nomi, adesso si è un po' sbilanciato Giacomo dicendo che la favorita potrebbe essere proprio il classe per la vittoria finale, ma potrebbe essere l'anno della Savignanese? Ma io penso che è un campionato molto equilibrato dove non c'è più Rimini, Samorese, Ravenna dei tempi, diciamo. Classe, Savignanese, Castrocaro e la stessa Alfonsina, perché con il reparto offensivo che ha penso non si possa tirar fuori, se la possano giocare alla pari in un campionato del genere. Il Classe è una squadra di cui conosco il mister ed è un bravissimo mister, è uno che fa capire molto bene ai suoi giocatori cosa vuole e ha più modi per arrivare al risultato, quindi quello è positivo e quindi penso che sia una squadra che sia perso Guardigli che era un giocatore importantissimo per loro, però ha preso Ambrogetti che comunque è un giocatore importante per la categoria, io penso che fino alla fine sarà una di quelle che lotterà, almeno a mio avviso. Tra poco voglio sentire anche mister Piracini, ma andiamo a vedere proprio l'ultimo servizio inerente all'eccellenza, è quella vittoria che riguarda la vittoria esterna del Cervia sul campo del San Pietro in Vincoli per 3-2, servizio. San Pietro, nonostante la sconfitta, esce tra gli applausi tra le mura amiche, perdendo per 3-2 con il Cervia, compagine che la scorsa settimana aveva ricevuto a domicilio un'altra ripescata in questo torneo d'eccellenza 2017-2018 come i russi. La partenza è sprint per i giallo-blu che con Claudio Candoli si spingono in avanti, proprio all'esterno offre a Farabegoli il pallone dell'1-0. Dalla parte opposta Gianluca Migliaccio, ospite una settimana più nei nostri studi, non vuole essere da meno, ma tra la gloria e la rete c'è di mezzo la traversa. Passano una ventina di minuti dove le due squadre si studiano prima che il solito Claudio Candoli possa presentarsi davanti alla porta nemica, ma Cotignoli è bravo ad opporsi, mentre Migliaccio continua la sua personale battaglia venendo chiuso in corner. Dalla bandierina nasce il gol del pari, cross ad opera proprio di Migliaccio e deviazione vincente di Bertoni, 1-1 e squadra a riposto sul risultato di parità.
Nel montaggio curato dal nostro Alessandro Bugli passiamo alla ripresa, neppure il tempo di riorganizzare le idee e il Cervia usa nuovamente la parola sprint. Terzo minuto, cross di Guagnelli, gran tiro di Farabegoli che risulta imprendibile per Cotignoli, 1-2 e nuovo sorpasso ospite. Questa volta i gialloblu sono desiderosi di mettere in cassina la gara, ma sul cross di Bondi Cortesi raccoglie ma spedisce alto e, come se non bastasse, entra in vigore la vecchia regola del calcio: gol sbagliato, gol incassato. Genuario, servito da Felli, indovina l'angolo e la battuta vincente, ristabilendo l'equilibrio tra i 22 protagonisti in campo. Se qualcuno pensava che le due squadre si accontentassero dei pari, si sbagliava di grosso. Matteo Candoli, servito da Bondi, chiama la respinta a Cotignoli, mentre con la ripartenza dell'azione si innesca un contropiede pericoloso che porta alle recrimini degli uomini di Freschi. Migliaccio vorrebbe rigore, ma non è così per il direttore di gara, che lascia proseguire. Con il Cervia che prende prima le misure alla porta con Claudio Candoli, che mette alla prova i riflessi di Cotignoli, poi trova la mattonella vincente firmata da Domini. Punizione in aria sul retropassaggio raccolto da Cotignoli, giudicato non volontario, ed ecco che il figlio del buon Sergio opta per il sorpasso, 3-2. Nel finale a fare le spese è proprio Migliaccio, allontanato dal direttore di gara per proteste, 3-2 e fine dei giochi. Mister Pazzini, c'era il rigore secondo lei su Migliaccio? Sì, sono quei rigori che ci vorrebbe la VAR per stabilire se c'era o no. No, questo c'era. Però senza più sì che no. Più sì che no. Sì. Mister Piracini, scuoteva la testa prima quando Giorgio, appunto, gli ho fatto la domanda relativa alle possibili sorprese di questo campionato. In eccellenza chi vede bene lei? No, le squadre che ha detto Mirko sono giustissime. Io aggiungerei il Cervia perché secondo me ha dei giocatori molto forti. Quindi il Cervia... Sì, a me piace molto, mi piacciono i giocatori che ha, qualità... tre o quattro giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento, quindi è un gruppo comunque consolidato, una bella struttura. Noi li abbiamo incontrati in amichevole, pur facendo una buona partita mi sono piaciuti, sono molto bravi, mi piace. E quindi non è una sorpresa, come non è stata una sorpresa la Marignanese quest'anno, come dicevi tu prima, no? No, io sul Cervia qualche dubbio ce l'ho. L'anno scorso ha fatto un campionato dove alcune prestazioni ottime e alcune prestazioni veramente da dimenticare. Se riesce a superare questo gap, questo problema, può darsi che faccia un buon campionato, però... ho qualche dubbio. Ecco, le due partite più belle ci aiuta adesso Stefano Papilli del prossimo turno, io le ho evidenziate qui, sicuramente Cervia Faenza, Fiariccione Savignanese, a questa forse aggiungerei anche una terza, Classe Russi. Sicuramente Classe Russi. Ecco, io dico le prime due, tu dici se no, sicuramente non Classe bene Russi. Tu. Ma Cervia Faenza no, per te? Sì, anche Cervia Faenza. Va bene, sì, tu vai a vedere solo i Bellari, adesso arriviamo finalmente anche alla promozione, così andiamo a vedere le tue immagini, sperando che questa volta hai azzeccato il campo. Quanto ci hai messo per arrivare a Fanano ieri? Pochissimo, avevo il navigatore, ecco, e al ritorno che ho beccato tutto il traffico del MotoGP. Va bene, questa è la notizia più importante della serata, penso che i nostri spettatori non dormiranno stanotte. Bene, andiamo a vedere quello che è successo nel campionato di promozione, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini, che ci aiuta proprio in questo momento. Calcio Cotignola Gambettola 1-1, Pietracute e Gia Marina 4-0, si ripeteva la sfida vista lo scorso anno nel campionato di prima categoria. Reda Football Cava 4-0, Ronco Edwards Forlì Reno 2-0, Savarna Gatteo 0-0, Savio Calcio del Duca 2-4, poi tra poco sentiremo Mister Piracini. Stella Sampierana 3-2, Torconca Bellaria 3-0, partita che vede da vicino il nostro Giacomo Alpini, l'inviata Tropical Coriano Cattolica per un virus intestinale che ha colpito tantissimi giocatori della giovane Cattolica. Ovviamente andiamo a vedere anche la classifica dopo il secondo turno, ci aiuta proprio Stefano Papini, Reda al primo posto insieme al Torconca e al Ronco Edwards Forlì con 6 punti, segue il Pietracuta, il Gambettolo alla Stella quota 4, il Del Duca, Tropical Coriano e il Savio 3 punti, Calcio Cotignola 2, Sampierana, Savanna, Gatteo, Reno, Football Cava 1, Giovane Cattolica, Bellaria e Giamarina fanalini di coda con 0 punti. Ebbene, allora Giacomo, prima di fare il punto della situazione in base a quello che è successo ieri e con Mister Piracini, io direi di vedere proprio le immagini curate da te sul campo del Torconca, quello di Fanano, e poi parliamo anche di questa bellissima realtà di inizio stagione, perché Torconca, 2 partite, 6 punti, sicuramente una delle sorprese. Il servizio.
Doveva essere una domenica della riscossa, invece Bellaria dopo una settimana tormentata con Mendo mai sceso in panchina che si autoesonera e con Zanini pronto alla chiamata, perde nuovamente incassando altre tre reti. Agli Adriatici non bastano le parate del classe 99 Pasini, migliore in campo, autore anche di un rigore parato. Il Torconca gioca di scioltezza, confermando la vittoria di sette giorni prima sul campo dei cugini del Cattolica. Neppure il tempo di sistemarsi la maglietta che Nicola Casoli, 10 non per caso, battezza con un calcio piazzato alla porta di Pasini. Ed è già 1-0. Cambia il vertice ma non la mattonella. Casoli questa volta mette alla prova i riflessi di Pasini che trattiene in due tempi la sua conclusione. Il Torconca andrebbe anche in gol, ma l'arbitro annulla la prudenza per un fischio arrivato largamente in anticipo del Bellaria, neppure l'ombra se non questa azione partita da pari con aggancio mancato da Ragao. La formazione di Vengoni si diverte dalla distanza, Battistini chiama la deviazione di corner Pasini. Bellaria in bambola, alla festival del gol vuole partecipare anche Fedeli, ma l'appuntamento viene rimandato alla ripresa. Qui Pasini c'è, sussulto bellariese con Samuele Pugliese, quantomeno sporchi guantoni a Zavoli, mentre dall'altra parte Fedeli va via al proprio marcatore, cross al centro e puntuale all'appuntamento con il gol arriva mister Andrea Gasperini, 2-0 e partita chiusa. Il Torconca che chiude di tempo potrebbe anche triplicare, ma qui in qualche modo in Bellaria ci salva miracolosamente. Come quando ad inizio ripresa Nicola Matteoni spaventa così Zavoli, quasi quasi si scappa il gol, ma è solo una speranza. Dall'altra parte infatti Cassola si guadagna così il penalty. Dagli 11 metri si presenta Fedeli che si mostra poco freddo e Pasini si supera, ma è solo un assaggio della salsa chiamata gol perché puntualmente due minuti più tardi Fedeli si fa perdonare mettendo in cassina tre punti in una partita mai onestamente in discussione. Fedeli non sazio cerca l'Eurogol, questa volta il tiro però termina alto, mentre l'occasionissima capita dopo ma è davvero clamorosa. In corsa l'attaccante in maglia numero 9 non inquadra il bersaglio su invito di Gasperini. Il Bellaria tenta quantomeno di accorciare distanza, ma Lombardi fa quel che può. Finale di marca locale con Gasperini che si dimostra travolgente facendo distendere a più non posso Pasini per la deviazione in corner e con Gabelli che in spaccata poggia comodamente il pallone tra i guantoni di Pasini. Giovane Cattolica 3, Bellaria 0. Allora, sono stato una volta a riprendere su quel campo, quindi ti faccio i complimenti perché comunque abbiamo visto la rete alta, eri lì davanti, le immagini, sei stato bravo per essere la seconda volta che stai riprendendo. Io mi prendo tutti i complimenti perché saranno pochi qua a fine stagione. No, appunto, riprendi. No, comunque volevo rettificare una cosa, Pasini sostituito da? Me ne mai. Ok, allora parlami un attimo di questa partita, togli un attimo il Bellaria perché sappiamo la difficoltà, l'abbiamo detto, forse c'è in cantiere l'idea Zanini. Vedremo sì. Se appunto si concretizzerà o meno, però lasciamo appunto che la società possa valutare la propria situazione in santa pace. Il Torconca ieri ha stupito ancora una volta. Ha stupito, la partita non è mai stata messa in discussione, anche se ho visto un Bellaria forse un passo in avanti confronto a domenica scorsa, si è visto qualche trama di gioco c'è stata. Il Torconca è una squadra, una buona squadra di categoria che... con delle buone individualità, Fedeli veramente un buon attaccante e ieri veramente la partita non è stata mai messa in discussione. Come hai detto te, adesso vediamo gli aspetti nuovi del nuovo Bellaria, si spera che entri Zanini e porti alcuni giocatori che a questo momento servono veramente. Mister Piraccini, che tipo di campionato è questo? Vediamo che al momento comanda il Reda, è vero, è troppo presto, sono le prime due giornate di campionato, abbiamo visto la sua stessa squadra, no? 4 gol rifilati la prima domenica al Bellaria, ieri pur trattandosi di un derby però ne avete presi 4 dal Duca di Bella. Che tipo di campionato dobbiamo aspettarci? Sicuramente un campionato che vedrà protagonisti il Ronco e il Cattolica, secondo me sono due squadre che in questo momento hanno... società, giocatori superiori alla categoria, questo se non ci dovesse essere qualcosa di imprevisto dovrebbero fare un campionato quasi a parte. Il discorso Savio è un discorso a parte perché domenica scorsa abbiamo giocato con il Bellaria che ha i problemi che ha e sì. Quindi fondamentalmente non fa testo. Questa domenica una buona partita, secondo me è falsata dall'espulsione troppo precoce. Quindi poteva essere una partita equilibrata, lo è stata in parte. A parte le due davanti, che credo non faranno campionato, se non campionato a parte, secondo me il campionato sarà molto equilibrato. C'è una media discreta.
vedendo i giocatori che ci sono nelle squadre, c'è una media discreta. Secondo me sarà un bel campionato. Vediamo proprio le immagini relative alla partita di domenica scorsa, giocata sul neutro di Sant'Arcangelo. L'obiettivo per vostro in questa stagione, salvezza oppure qualcosa in più? No, come neopromossa non puoi pensare o dichiarare delle veleità superiori a quelli che sono una salvezza. Poi se viene qualcosa di più sicuramente è guadagnato, però secondo me bisogna partire con quest'idea, anche perché è stato riconfermato quasi completamente il gruppo dell'anno scorso, che lo meritava per il campionato che ha fatto. Abbiamo fatto degli innesti con dei ragazzi giovani e la società punta comunque a valorizzare dei ragazzi che sono nel nostro settore giovanile, dei 99, che fra l'altro sono molto interessanti, che già l'anno scorso erano stati con noi in prima squadra, quindi già avevamo cominciato a investire in questa cosa. Ce li stiamo ritrovando, fortunatamente, sono della società, sono di Savio fra l'altro, quindi una cosa importante. Giovani del posto, molti giocatori del posto, questa è un'altra cosa importante, per delle piccole realtà è importantissimo questo. E le nostre possibilità erano limitate, quindi gli innesti che sono stati fatti non sono sicuramente giocatori fuori categoria, però tutti i ragazzi che vengono a Savio con l'intento di fare bene, di fare una categoria magari che non hanno mai fatto, e quindi sicuramente l'impegno profuso sarà il massimo. E la società non è, ti lascia lavorare molto tranquillamente, quindi non ti crea grandi problemi, consapevole del fatto che comunque è un'esperienza da vivere piacevolmente, sicuramente. La stessa sconfitta di ieri è stata vissuta in un modo molto sereno per come è venuta, perché ci si è accorti che comunque la partita è stata giocata fino alla fine con un'intensità e una volontà incredibile. Allora, facciamo finta che il mister Piracini non ci senta in questo momento, Giacomo. Il Savio può ripetere, secondo te, il campionato che fece lo scorso anno la Stella, vedendo anche il risultato di ieri, 3-2 sulla Sampierana? E soprattutto il Pietracuta, ieri 4 gol all'Igea Marina, si è ripetuto lo scontro diretto delle due protagoniste nell'ultimo campionato di prima categoria. Ecco, Pietracuta che ha comunque giocatori importanti anche da parte loro, che tipo di campionato ti aspetti? Allora, innanzitutto non mi aspettavo la sconfitta dell'Igea 4-0 e non mi aspettavo la partenza di campionato dell'Igea, che l'anno scorso ha vinto meritatamente questo campionato di prima categoria e giocava un gran bel calcio, quindi non mi aspettavo questo tipo di partenza. Per quanto riguarda il Pietracuta, può dire la sua e può lottare anche per la zona centrale della classifica. Per il Savio, da quello che ho visto, è una squadra molto quadrata, anche con delle buone individualità e con della fisicità davanti, che in questa categoria ci sta, quindi ritengo che la salvezza sia un obiettivo più che alla portata. E poi aspettiamo di vedere all'opera anche il giovane Cattolica, che dopo la sconfitta con i Torconche, dopo la partita rinviata di ieri, speriamo che abbia ancora dei residui del virus, almeno domenica. È un punto interrogativo, lo mettiamo ancora sul Tropica Coriano. 3 punti ottenuti nella prima giornata di campionato, però ricordiamo c'è da riscattare il campionato non certamente bello della scorsa stagione. No, all'altezza delle aspettative. Questo è il prossimo turno, lo valutiamo assieme. C'è, per l'appunto, lo ricordavi tu, attraverso una battuta, Bellari Gia Marina, giovane Cattolica, del Duca Ribelle Torconca, anche questa qui secondo me è una bella partita, e Gia Marina Stella, Pietracuta Tropical Coriano, invece il Savio va a far visita al Reno. Tutte partite direi belle e interessanti, no? San Pierana Reda è molto interessante. Mister, prossima partita sarà difficile con il Reno. Ma mi sa che qui sono tutte difficili. Non credo ci siano partite facili, assolutamente. Anche perché se affrontate nel modo sbagliato sono tutte davvero difficili. Lo si vede anche ad alti livelli. Mi trovi d'accordo. E la nostra squadra non potrà mai permettersi di dire domenica andiamo a giocare una partita facile, assolutamente. Ma non lo facevamo nemmeno l'anno scorso. Secondo me è l'errore più grosso che può fare una squadra che si appresta ad affrontare un campionato, quello di sottovalutare l'avversario. Ormai sprovveduti non esistono più. Tutte le squadre sono mediamente organizzate per sia gioco fermo che a livello tattico. Gli allenatori sono molto preparati. Il livello si è alzato moltissimo negli ultimi anni. Nonostante l'obbligo dei giovani, il livello comunque si è alzato, perché i giocatori più esperti di qualità sono scesi di categoria, quindi il livello secondo me si è alzato. Allora, qui intanto, prima di andare in pubblicità, leggiamo due messaggi, uno in particolare per Mirko Giorgi. Spero tu possa trovare in fretta una società che creda nelle tue qualità, sia come mister che come persona. Un grande in bocca al lupo a Mirko Giorgi, un saluto ed un abbraccio da Valgimigli, Mattia. Se lo vuoi salutare, Mattia? Sì.
lo ascoltiamo volentieri. E lo ringraziamo. Per Mister Pazzini, che tra poco ti sento, arrivo da te, Gianluca, al Mister Pazzini, un giudizio sui due classe 97, Gentile e Fabbri. Beh, sono due, sicuramente due ragazzi dalle prospettive molto interessanti, molto diversi per caratteristiche, e per una questione di contingenze, Fabbri, che mi era stato presentato come giocatore di fascia, l'ho adattato nella zona centrale del campo e già da due partite, ieri ha fatto molto molto bene, ma anche la scorsa domenica. Poi a coronamento di questo ci ha messo il gol che ci ha portato alla qualificazione, per cui l'impatto più che positivo e sicuramente il futuro è nelle sue mani. Per quanto riguarda il discorso di Gentile, e altrettanto, anche se si sta aggregando da circa 2-3 giorni, perché prima per motivi di lavoro non è riuscito a iniziare col gruppo, comunque è un giovane che ha delle qualità molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva negli ultimi 20 metri, è un giocatore che salta sistematicamente l'uomo, per cui nel calcio di oggi creare la superiorità numerica, uno dei sistemi è quello di saltare l'uomo, così come nel calcio di una volta, però può insomma dire la sua, e sono molto contento insomma di come stanno andando le cose. Ok, sulle dichiarazioni appunto di Mister Pazzini noi ci fermiamo per qualche minuto dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo, promozione Marche e prima categoria con la presentazione del relativo campionato, un occhio di riguardo anche per la Coppa Emilia. Pubblicità. Mamma, voglio andare a Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com.
magnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Bene, rientriamo in studio. Si parlava appunto prima di Coppa Emilia, promozione marchigiana, c'è un'amichevole da vedere appunto tra Gabicce e Mondolfo che ieri hanno riposato, non hanno disputato il turno di Coppa, poi stiamo aspettando anche i calendari della promozione marchigiana. Ricordiamo che la promozione marchigiana partirà il 24 settembre, invece scatterà il 17 settembre, domenica prossima, il campionato di prima categoria Girone H, soprattutto quello che interessa a noi e alle squadre riminesi. Andiamo a vedere intanto quello che è successo ieri in Coppa Emilia tra Valle Savio e Nova Felte. Servizio. Una quantità di occasioni gettate al vento, associate a una buona dose di coraggio, visto che nella mischia viene lanciata tanta gente fresca come gli under Morciano e Radici. Il Nova Felte esce a testa alta, altissima dalla Coppa Emilia. 5 punti frutti di 2 pareggi e una vittoria lasciano ben sperare per un avvio che vedrà i gialloblu scendere in pista domenica prossima per la prima di campionato, sul campo del Colonnella. Ma di mezzo c'è anche la caccia, quella che avvia Merli nei primissimi minuti di gara quando calcia alle stelle questo pallone. È solo un lampo di un pomeriggio che si tinge, nonostante la maglia nera di gialloblu ospite, quando Stefanelli sfiora la marcatura con questo colpo di testa salvato sulla linea di porta. Preludio al gol, minuto 19, traversione sulla destra a cercare Robin Hood Cupi, colui che rubava ai ricchi per donare ai poveri, perché il gol è di Rapina, frutto di capacità tecnica e senso di posizione che calpestano la retroguardia avversaria. Per il terzino si tratta del secondo centro in gare ufficiali. Lo stesso Cupi ci prova nuovamente a gettare dentro un pallone invitante di Gori, palla fuori, ma posizione di offside per lui. Gori invece, fresco di gol nella domenica precedente, pennella una traiettoria che si alza di poco. Squadra a riposo, solo 0-1. Nella ripresa ti aspetti la reazione del Valle Savio, sceso dalla promozione in prima categoria. Invece Fraboni si mostra faina, punizione a scavalcare Baldazzi, pallone fuori, di un nulla. La carica nel gialloblu la fa da padrona, la distanza proibitiva Stefanelli cerca il gol della domenica. I due continuano a divertirsi, Fraboni inventa, Stefanelli consegna di testa il pallone tra i guantoni di Baldazzi, ma nel momento migliore ecco la classica mazzata. Catalano insegue alla perfezione un calcio piazzato che, per via anche di un rimbalzo strano, tradisce i riflessi di Semprini, 1-1 e palla al centro. Neppure il tempo di piazzarsi che Fraboni innesca Stefanelli che in corsa alza la mira. Proprio il nazionale sammarinese disturba il rinvio Baldazzi, pallone che giunge tra i piedi di Maldinini, Baldazzi respinge, sulla ribattuta Morciano però spedisce alto. I due si ripetono, scambiano la sfera con Baldinini che giunge alla battuta, ma non inquadra questa volta il bersaglio. Punizione velenosa e tagliata di Fraboni, ribattuta corta, Rinaldi raccoglie ma viene murato in corner da un difensore avversario che rimane a terra, ma il compagno Taioli protesta col direttore di gara che estrae il rosso e lo manda anzitempo negli spogliatoi. Parte opposta, punizione di Catalano, Semprini questa volta non si fa superare e sulla ripartenza Stefanelli addomestica la sfera, calcio di prima intenzione, ma Baldazzi si supera. Finale ancora di marca ospite, Baldinini mette al centro, Stefanelli viene anticipato questa volta da Mazzotti. Ultimo brivido per un pareggio che certamente non accontenta la compagine di Achille Fabbri, uscita comunque tra gli applausi dei propri supporters. Ebbene, allora iniziamo a presentare il campionato di prima categoria, dicevo per l'appunto che scatterà domenica 17 settembre. Qui abbiamo il tecnico del Sant'Ermete Gianluca Pazzini che affronterà il Bagnese, che è Bagno di Romagna, giusto? Esatto. Okay. Che tipo di campionato ti aspetti? Intanto andiamo a vedere con la regia curata dal nostro Stefano Papini il primo turno completo per quanto riguarda la prima categoria. Eccolo qui. Prego. Beh, il campionato di prima categoria è un campionato sempre duro, soprattutto dal punto di vista fisico, perché è l'ultimo, è il primo dei campionati dove c'è la regola degli under e ne va schierato uno solo, per cui ci sono i cosiddetti marpioni di categoria, ce ne sono tanti in prima categoria, e quindi è un campionato fatto di fisicità, di molti tempi morti durante la partita perché il gioco è spezzettato. Bisogna cercare di essere sempre un passo avanti all'avversario in questo campionato, perché anche la preparazione degli allenatori, comunque sia, li considero anche alla stregua dei giocatori, dei vecchi marpioni, e per me che sono paradossalmente un debuttante in questa categoria, credo che ci voglia comunque sia un po' di equilibrio
ma bisogna fronteggiare comunque giocatori che hanno militato anche in categorie superiori e quindi sarà sicuramente un campionato molto tosto. Poi di solito la prima categoria è sempre un campionato molto equilibrato, la classifica dell'anno scorso lo dimostra, e che fino all'ultima giornata c'erano squadre che potevano essere in lotta sia per andare ai play-off, ma allo stesso tempo si dovevano guardare alle spalle, e quindi un campionato duro. Queste sono le immagini dello scorso anno tra Nuova Fete e Santa Maria del nostro archivio televisivo. Mister, ma Verrucchio e Riccione, l'Unione Calcio e Riccione sono le due favorite secondo lei? E aggiungerei anche il Nova Feltria, perché comunque vanta giocatori di, come ripeto, come dicevo prima, sembrerò ripetitivo, ma dei giocatori che sono sotto categoria, e quindi se riesce a trovare un buon affiatamento, un buon gruppo, sicuramente potrà dire la sua. Per quanto riguarda Verrucchio e Riccione, Riccione parla solo il blasone della società, credo, e oltre alle qualità che possiede, e sicuramente e metto al primo posto il Verrucchio, perché dopo la buona stagione dell'anno scorso e il raggiungimento dei play-off ha completato la rosa solo con qualche tassello, e credo che farà un campionato da protagonista. Invece San Termito l'anno scorso cambiò 17-19 giocatori, quest'anno che rosa avete fatto? Qual è l'obiettivo, se si può dichiarare, se si può spingere leggermente, anche se è un debuttante, magari fa anche felice il presidente Martino? Allora, per quanto riguarda il discorso della rosa, sono stati fatti un sacco di cambiamenti, perché ritengo che all'interno di uno spogliatoio di prima categoria la cosa più importante sia l'unione, l'affiatamento, quello che viene detto in gergo il gruppo, per cui sono state richiamate un po' le bandiere storiche di Santa Ermita, a cominciare dal portiere Guerra e su andando nell'asse centrale, per cercare di cercando le conferme di Filippo Mazza, che è il nostro capitano, e altri giocatori che comunque potessero creare appunto questo tipo di affiatamento che nel calcio, secondo me, non solo di prima categoria ma di ogni categoria, è fondamentale, l'affiatamento, il gruppo, per cui siamo ripartiti dalle basi storiche del Santa Ermita, cercando di completare fortunatamente la rosa con dei giovani di prospettive interessanti. Citavamo prima Fabri Gentile, ma non solo, ieri abbiamo finito la partita con 6 under in campo, e penso che sia importante per un allenatore non dover fare la conta degli under quando inizia la partita la domenica, ma avere la possibilità di avere gli under che sono alla stregua degli over, quindi dei potenziali titolari. Non avere la preoccupazione di dove schierare l'under sicuramente è importante, quindi un buon gruppo fatto dai vecchi storici con dei giovani di sicure speranze. Ebbene, adesso dalla prima categoria, che ringraziamo mister Pazzini, passiamo un attimo, apriamo questa finestra dedicata alla promozione marchigiana. Il campionato, come dicevo prima, non è ancora partito, partirà domenica 24 settembre. Andiamo a vedere quello che è successo nel servizio curato dalla nostra Veronica Lisotti nell'amichevole tra il Gabice Gradara Calcio e il Mondolfo. Il servizio. Amichevole al Maggi di Gabice con una diretta competitor nel campionato promozione girone A, il Mondolfo neopromossa dal roster rinnovato al cospetto del Gabice Gradara privo di Simoncelli, grave infortunio per lui, Arduini, Fabri, Grieco, Santucci e una panchina corta. Gara giocata a viso aperto con rispettiva roulette di cambi, al via pericolo targato Granata, Palazzi interviene. Al sesto interessante suggerimento per Rossi che in tuffo non inquadra però la porta. Al 26esimo la punizione di Muratori scalda i guanti di Petrini. Buona chance sul finale per gli ospiti che trovano il varco difensivo ma non lo sfruttano a dovere. A chiudere la prima frazione imbucata di Pratelli per Rossi, dentro per Muratori che manca di un soffio. Con le riprese di Fausto Travaglini si passa al secondo tempo, al quarto minuto Tafuro a terra in area Messina e penalty. Dagli 11 metri lo stesso Messina colpisce però il montante. Ancora Mondolfo al decimo, Palazzi si distende. Gli ospiti più vivaci, l'undicesimo Messina incrocia, ma la sfera pettina l'area. Cambio di fronte al tredicesimo, ci prova Rossi, conclusione centrale facile per Landini. Tramonto del match, Mondolfo pericoloso a più riprese. Tafuro e Palazzi non si capiscono, poi è lo stesso Tafuro a liberare l'area.
al Magi finale di amichevole 0-0 tra Gabice, Gradara e Mondolfo. Eccolo qui, rientriamo in studio perché stavo leggendo anche un po' i messaggi, quindi chiedo di essere telegrafico Mirko nella risposta. E un saluto a Mr. Giorgi, 2 anni fa una grande salvezza con il Meldola, anno scorso una retrocessione inaspettata, cosa ha trovato di differente nei suoi primi 2 anni? Un saluto dal DS. Di differente, il risultato finale sicuramente è abbastanza evidente. Differente niente, ho trovato dei ragazzi che hanno messo a disposizione tutto quello che avevano e li posso anche ringraziare. Poi sicuramente ci sono stati degli errori che devo valutare io e devo cercare di migliorare in primis, basta, per il resto. Mister Piracini, nel servizio della nostra Veronica Lisotti ascoltavamo un po' di nomi fatti appunto da lei, Rossi, Muratori, Santucci per quanto riguarda il Gabice, insomma è una squadra che fa la promozione, però potrebbe ambire in eccellenza, all'eccellenza. Sì, è una bella squadrina, mi piacerebbe allenarla. Questo sicuramente farà contenta la nostra Veronica, Giacomo. Sicuro. Ebbene, siamo alle battute finali, ringraziamo il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonanotte a tutti. Ringraziamo Mister Giorgi. Buonasera, grazie. Mirko, io parlo personalmente dando tutto il tu, spero che trovi squadra perché sei una persona fantastica e te lo meriti. Complimenti. Grazie. Ancora. Saluto e ringrazio per essere arrivato fin qui a Rimini, ti auguro tutto il meglio nel Savio, ovviamente a mister Mirko Pirazzini. Grazie, buona serata a tutti. Gianluca, domenica ovviamente inizia il campionato anche per te, Gianluca Pazzini, un in bocca al lupo a te e al tuo Sant'Ermete. Crepi il lupo e buonasera. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto sul Rimini Calcio. Grazie ancora Daniele Emanuele.